Era giunta l'alba di martedì. Ibrahim guardava il mare. Gli sembrava paralizzato. Non lo aveva mai visto così esteso. Anche la linea dell'orizzonte non aveva un punto morto. Era color bianco come ricominciasse dalla schiuma. Il barcone era lungo 12 metri, con un motore che ne avrebbe spinto a stento 8. Le assi, riverniciate da poco, bianche e aguzze, lo avrebbero fatto scivolare e poi confondere con le onde. L'interno era stato rivestito con mala arte, in alluminio. C'erano 65 persone sulla spiaggia. A guardarli sembravano incapaci di pensare. Avevano tutti la stessa inerzia nello sguardo. Nelle palpebre, l'unico movimento non chiedeva altro che pietà.